win a Pokémon. Win a win a Pokémon, gotta catch 'em all. Ciao a tutti, Gilberto, qui dal vostro AndreLink91 su Pokémon Adventure. E iniziamo subito con un Pokémon selvatico. L'ultima volta siamo arrivati all'isola Valencia e ora dobbiamo andare da qualche parte. Non mi ricordo dove. Parte penso sia qui, però intanto qui c'era una Pokéball. Cos'è? Ferro, ok. Mi sta anche bene. Dunque, non so se queste sono due strade differenti, però abbiamo un Legiba al 39, il che non è del tutto... Oh, un'altra Pokéball. Calcio, ok. Un calcio negli stinchi. Oddio, un Legiba al 40. Mi viene voglia di catturarlo. Mewtwo, impossibile. Blaine avrebbe... No, non è lo stesso. Si è teletrasportato. Link! Signor Fuji, cosa sta facendo qui? Link, sono qui anch'io. Per riparare al danno che ho iniziato. Danno? Forse non dovrei chiederlo. Non si preoccupi, esplorerò solo un po' quest'area. Link, no, io intendo... No, dovresti tornartene a Valencia, non è sicuro qui. Sicuro? Andiamo. Ho sconfitto il Team Rocket, ricorda? Per favore, lascia questo posto. Addio, Link. Come se io me ne andassi davvero all'isola di Valencia. Sono un ribellino. Terra dell'origine. Oh, mi stai piacendo sempre di più sta cosa. Mi piace sempre di più. Tutti questi sassi, ma non c'è qualcosa nascosto dentro, no? Che peccato. Dunque, un Machop shiny che voglio catturare perché sì. Eh sì, incrocolpo su un erbaveleno. Ma per favore, Machop, tornatene a casa. Però cacchio, c'è incrocolpo. Fermi tutti, c'è incrocolpo. Un attimo che ci penso. Machop e catturate. Dunque, non è che io poi magari continui poi questi giochi una volta finiti. Però, beh, mi fa piacere vedere un Pokémon, anche se non è di uso comune, non completamente evoluto, avere mosse del genere. Fa piacere comunque sia, fa piacere. Poi shiny, figuratevi. Deep Sea Scale, ok. Squam Abisso. Ok. Caro diario, la caverna che abbiamo costruito nel laboratorio è nascosta dagli occhi estranei. Nessuno osa avvicinarsi a quella caverna dato i rumori dell'entità. No, i rumori, date le voci dell'entità. Ovvero un'entità che probabilmente si trova in quella caverna. Dunque, non ho... credo di non avere più repellenti. Repel, full restore. Ho due Squam Abisso, ok. No, non ho repellenti. Vabbè, facciamo alla vecchia maniera. Ok, caro diario, abbiamo trovato una caverna che va bene per i nostri esperimenti. Ah, caro diario, una caverna che se ci sia... Ah, infestata da un'entità oscura. Beh, mi viene in mente ora che nel 2014, non vorrei dire una cazzata, mi sembra, è uscito Pokémon... il film dei Pokémon, quello con il nuovo Mewtwo. Ora non so se il ragazzo ha implementato in ultima beta questo nuovo Pokémon, questo nuovo Mewtwo, che non è quello che Ash incontrò nel primo film. Però vediamo come va avanti questa cosa. Caro diario, non ho trovato nessuna entità che si dice abiti questa caverna. Credo sia solo una specie di come si dice, di idolo che la gente ha iniziato a crederci. Poche parole, ok, sì, la strada giusta è questa qua. Ah, signor Fuji. Link! Signor Fuji, che ci fa qui? Mi spiace doverti tenere segreto questo, ma sto cercando Mewtwo. Mewtwo? Sì, vedi, Mewtwo è un clone di un Pokémon, Mew. Come lo sai?
Ho combattuto e catturato il Mewtwo in Kanto tempo fa. Non importa cosa, ma non sono riuscito a trovare l'altro. L'altro? Vuoi dire che ce n'è un altro? Sì, Link, ce n'è ancora uno. Deve essere quello che ho visto prima. Aspetta, come fa a sapere? Beh, ero uno scienziato. Sono il responsabile per il clonaggio di Mewtwo. Aspetta, io pensavo che Blaine faceva parte del mio team. Tutti e due abbiamo creato Mewtwo. Ho usato parte del mio DNA per creare il primo Mewtwo in segreto. Ad ogni modo ho notato che qualcosa stava ritirando il mio corpo. Ad ogni modo, quando ho creato il secondo Mewtwo, ho dato a Blaine l'idea di usare il suo DNA per fare un clone di Mewtwo. Dopo che un effetto simile al mio sarebbe successo anche a Blaine per creare il secondo Mewtwo. Eppure, gli ho fatto usare il suo DNA. Quindi, Mr. Fuji, lei faceva parte del Team Rocket? Sì. Per favore, perdonami. Ho realizzato solo dopo che i Pokémon si facevano male, quindi ho deciso di lasciare il Team Rocket. Ti perdono. Tutti facciamo degli sbagli tanto in quando. Grazie, Link. Ora devo trovare l'originale Mewtwo e sconfiggerlo. Come fa a sapere che è qui? Questa cava la usavamo per condurre esperimenti di clonazione sui Pokémon. Mewtwo era il primo clone creato con successo. Quindi è attaccato a questo posto. È la sua origine. È Mewtwo! Ok, ti aiuterò a fermarlo. No, è troppo potente! Non può fermarmi, Mr. Fuji. Giovane ragazzo, così pieno di energia. Se vuoi vedertela con Mewtwo, ti servirà questo. Oh mio Dio! Cos'è questo? In effetti, cacchio, allora, questa Acrom. Mo, un attimo di. Perché bisogna ragionarci un attimo. Ha creato un clone di Mewtwo? Ok. Bisogna ragionarci un attimo su questa cosa, perché la Acrom è piuttosto vecchiotta, tra virgolette. La vena aurite, o vena saurite, come la chiamano in italiano. Bello. Questa parte! Questa caverna! Ora ho capito, questa caverna è la stessa che Red affronta in Pokémon Origin. Ecco perché la caverna si chiama The Cave of Origin. Quindi, questa Acrom, l'ultima beta di questa Acrom, è stata introdotta nel 2013-2014 massimo. Questo salvataggio veloce perché non sono sicuro di riuscire a batterlo. Zaino. Ora, la vena saurite devo darla a Venusaur o devo. Usala. Oh, attenzione. Oddio, sì. Grandissimo. Mega Venusaur incoming, bitches. Un suono che non dovrebbe essere il suo, ma va bene lo stesso. Dunque, Venusaur non è carico al massimo. Carichiamolo al massimo. Ha subito un colorito shiny, ma va bene. Ok, sarà un altro salvataggio veloce. Mewtwo! Quello è Mewtwo! Stai attento, Link! Mewtwo è molto potente, bene. Anch'io sono molto potente. Selvatico compare. Beh, livello 50. Ok. Oh, è comete.
Ok, ci siamo. A meno vita di prima mi sembra, quindi dovrei riuscire. Non ci riesco. Cioè, ripeto, non mi interessa catturarlo, però ci voglio provare. Non si sa mai. Maledito. Maldito. No, taglio però ci vuole mezz'ora, può fargli male. Dai, zio. Dai, zio, belletto. Questa nebbia, agli urticolli. Piove girandosare. Sotto il maestrale, urla biancheggia il mare, ho fatto la cazzata. Vabbè, vabbè. È andata così. Abbiamo sconfitto il Mewtwo. Mi spiace per aver dubitato di te, Link. Va bene. Vi dubiti di me? Ma fa niente, chi se ne frega. Beh, Mewtwo finalmente... Possiamo riposare, sapendo che Mewtwo ora se n'è andato. Mewtwo non è una cattiva persona, infatti è un Pokémon. Solo gli serviva una guida da un allenatore. E ragione, Link. Non posso credere di essermelo dimenticato. Questo mondo ha bisogno di più allenatori come te, Link. Beh, me ne vado accanto, vuoi venire con me? Grazie, ma credo che sarò qui per un po'. Buona fortuna, Link. Perché dovrei starmene qui? Giusto per... Ma perché ha messo queste Pokéball qua sopra che sono impossibili da raggiungere? Si diceva fosse una cava che dava casa a un'entità che terrorizzava tutti quanti quelli che si avventuravano prima che fosse convertita in un laboratorio. Mr. Fuji credeva che questa entità fosse stata creata dagli abitanti dei villaggi. Comunque, qualcosa ha rilasciato di tutta la sua prigionia. Oh mio Dio. È così che Pokémon divenne un gioco horror. Wow. Dunque, forse posso andare qua giù? Penso di sì. Che poi forse questo non era neanche un evento da scoprire prima, se ci sono altri posti da visitare, sia ben chiaro. Perché... Non sono sicuro più di nulla ora. Ma dunque vediamo un po' di qua. Percorso 1. Allora aspetta. Quindi si può continuare, dunque. Credo che continuerò questa avventura nel prossimo episodio, perché ho bisogno di un po' di repellenti prima. Ah, quante avventure ci aspettano ancora. Senza repellente oltretutto.